uno dei progetti più importanti per i quali ci impegniamo è quello dei presidi. Cioè praticamente i presidi sono delle piccole produzioni che stavano per scomparire e che grazie a Slow Food si accende una luce, si crea una comunità di piccoli produttori e si salvaguarda quella coltivazione, quel prodotto che stava scomparendo, il tutto coniugato col buono, pulito e giusto. Questo, diciamo, è Slow Food in maniera formale, tradizionale, quello che è sempre stato da quando è nata Slow Food e da quando sono nati i progetti presidi. Ma oggi l'impegno di Slow Food e anche di Slow Food Campania è su più temi. Noi non possiamo pensare solo alla questione cibo, ma ci riguarda tutto quello che succede nel mondo. Tutto quello che succede nel mondo, e quindi ci riguardano le questioni ambientali, per cui il pulito che coniughiamo nei presidi diventa questione fondamentale per combattere i cambiamenti climatici. Noi infatti come Slow Food ci stiamo attivando su tutta una serie di progetti, tra i quali quello sui cambiamenti climatici, sulla mozione Africa, quello sulla possibilità di diffondere il sapere, quindi di mettere insieme più saperi, non solo quello accademico, ma anche quello legato alle produzioni, agli artigiani, ai coltivatori, che devono avere la stessa dignità di sapere come quella di un accademico. Vorrei ritornare velocemente sul concetto di buono, pulito e giusto. Sì, allora il concetto di buono, pulito e giusto, che poi è diventato anche sano e per tutti. Buono perché chiaramente tutte queste produzioni, questi prodotti che noi attraverso i presidi recuperiamo, sono caratterizzati da caratteristiche organolettiche particolari. Non necessariamente sono i più buoni, ma si riescono a distinguere perché sono legati a quel territorio e quindi hanno in sé quella bontà e quella carica affettiva che li rende unici. Puliti perché i produttori di un presidio devono rispettare un disciplinare di produzione che è rivolto alla sostenibilità e alla salvaguardia dell'ambiente, per cui per esempio sono vietati i diserbanti chimici, sono vietati l'uso di concimi chimici, in particolare i nitrati, diserbanti e nitrati, che sono due elementi che stanno provocando un forte inquinamento di suolo e acqua, quindi terreni e acqua. Giusti perché Slow Food riconosce e accende la luce su chi produce il cibo. Chi produce il cibo ha diritto ad avere un prezzo giusto, ha diritto a non essere sfruttato, per cui Slow Food praticamente con questo progetto ha eliminato anche tutta una fascia intermedia di persone che gravitano nel settore alimentare, che sono gli intermediari, quindi il rapporto è diretto tra chi produce e chi consuma, chiunque esso sia. Sano, e lo abbiamo detto, sano che significa che noi vogliamo che il cibo che noi consumiamo quotidianamente sia sano e quindi sia esente da problematiche di pesticidi e di altre cose. Per tutti, perché Slow Food vuole che fino a quando esisterà una sola persona nel mondo che non ha accesso al cibo, noi dobbiamo combattere affinché questa persona abbia diritto a quello che è giusto che abbia, cioè il cibo.